di 220.000 iscritti, migliaia di noleggi ogni giorno con circa 3.000 auto disponibili, la presenza in 11 città italiane, prime fra tutte Milano e Roma. Questi numeri positivi del car sharing in Italia, l'iniziativa di auto condivisa che ha convinto gli italiani malati di auto a lasciare la propria vettura in garage. Una serie di dati incoraggianti presentati oggi in Campidoglio in occasione del Car Sharing Day, un evento organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Roma sta reagendo benissimo, abbiamo già 3 offerte diverse di car sharing e gli iscritti crescono giorno per giorno. Qual è l'obiettivo di oggi? Dimostrare che il car sharing può crescere, che aiuta l'ambiente, che aiuta le famiglie e che aiuta soprattutto a riappropriarci dello spazio delle nostre città. Il car sharing, oltre a far bene all'ambiente, aiuta a risparmiare sulle spese dell'auto. Secondo le stime, percorrendo in media 10.000 km l'anno si possono risparmiare più di 2.000 euro. Anche il Ministero dell'Ambiente pone l'accento sul bisogno di ridurre il numero di auto in circolazione e il car sharing rappresenta solo una delle soluzioni. Un approccio integrato nelle politiche della città è un fatto necessario, non è una scelta tecnica. Il successo di queste politiche è se vari segmenti dell'azione nelle città sono fra di loro integrate. Per quanto riguarda il Ministero, quello che stiamo facendo è promuovere questo approccio. Stiamo anche cercando nell'ambito del disegno di legge riferito al collegato ambientale di avere delle norme che riescono a finanziare in particolare questi progetti, cosa che peraltro facciamo da anni. L'auto condivisa si inserisce perfettamente nella settimana della mobilità sostenibile promossa dal Comune di Roma, spiega l'assessore all'ambiente Stella Marino. Come ho detto stamattina all'apertura del convegno sul car sharing all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile, quest'anno, a differenza dell'altro anno che eravamo appena insediati, possiamo iniziare a raccontare il cambio di passo che l'amministrazione sta portando avanti rispetto a quelle che sono poi le indicazioni anche dell'Europa su una sharing economy, cioè una condivisione, un'economia condivisa che ovviamente contempla anche un assetto di sostenibilità maggiore delle scelte che andiamo a fare.